pomeriggio. Vi ringrazio di essere qua al terzo incontro di questo ciclo di seminari sugli archivi della moda. Vi ricordo che anche questo incontro, come i precedenti, è registrato. Il video sarà messo a disposizione sul canale YouTube dell'Università degli Studi di Udine, per, assieme anche ai materiali dei nostri relatori. L'incontro di oggi si sposta rispetto ai precedenti, dove abbiamo visto, diciamo, degli aspetti riguardanti più l'abbigliamento, gli indumenti. Oggi ci spostiamo sul mondo, chiamiamolo, degli accessori, anche se proprio così non è. L'incontro è strutturato in due parti, a differenza dei precedenti. Abbiamo una prima parte con Federica Rossi, che ci presenta una relazione dal titolo Il museo al servizio dell'impresa, la storia di Rossi Moda e Villa Foscarini Rossi. Quindi ci illustrerà quello che è il percorso imprenditoriale, appunto, di Rossi Moda. Federica Rossi si è laureata in economia aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha conseguito una specializzazione per la valorizzazione dei servizi in ambito culturale presso la Business School di Altavilla Vicentina, siamo nel 1999, e poi ha frequentato l'International Training Course presso il Victoria and Albert Museum di Londra nel 2016. Dal 2003 è curatore presso, appunto, il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi a Stra, che raccoglie la testimonianza della produzione del calzaturificio Rossi Moda in collaborazione con le più prestigiose case di moda del panorama internazionale. La seconda parte, poi i relatori verranno presentati più, diciamo, al termine della presentazione di Federica. Quindi io le cedo la parola e auguro, insomma, un buon ascolto a tutti. Grazie mille. Faccio una piccola premessa. Innanzitutto che rispetto alla meravigliosa presentazione di Marinella Bianco di due settimane fa, che ci ha presentato questo archivio ideale e l'archivista ideale, e adesso vi raccontiamo un po' com'è la realtà che probabilmente molti di voi si troveranno ad affrontare. Troverete, cominciando a lavorare, che non tutte le caselline sono al posto giusto, come ha raccontato Marinella, ma non abbattetevi, perché non per questo il museo, l'archivio d'impresa in cui vi troverete a lavorare sarà meno utile o avrete meno soddisfazioni. Ecco, insomma, ci tenevo a fare questa precisazione. Partirei a condividere. Eccoci qui. Allora, come vi ha già annunciato, mi occupo del Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi da molto tempo. In realtà sono qui dal dicembre del 99, quindi, insomma, già 21 anni. Poi però ufficialmente del museo ho cominciato ad occuparmene dal 2003. Io però, come vi ho detto, partirò raccontandovi di Rossi Moda, di questa manifattura. Perché? Perché il nostro museo è proprio la testimonianza del percorso imprenditoriale intrapreso da questa manifattura, che si trova nel distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, che comprende le province di Padova e Venezia, appunto lungo il letto del fiume Brenta. Come comincia questa storia? Inizia nel 1947, grazie a Narciso Rossi. Narciso Rossi faceva l'operaio nel calzaturificio Voltan. Il calzaturificio Voltan è la prima fabbrica per la produzione industriale di calzature in Europa, aperta nel 1898 da Luigi Voltan. Ed è proprio da questa prima azienda che, attraverso degli spin-off, nascerà il distretto calzaturiero omonimo. Narciso, insieme a due colleghi, scalpita, ha voglia di maggiore autonomia e decide di mettersi in proprio, a capriccio di Vigonza, che è sempre un paesino a pochi chilometri da qui.
Nel 1956 entra in attività con lui, liquida i due soci ed entra a lavorare con lui il figlio Luigino, affiancato dai due fratelli Dino e Diego. Vi racconto un particolare. La fotografia, avevo chiesto al signor Luigino un'immagine di loro tre fratelli in periodo adolescenziale, ma non siamo riusciti a trovarla e lui soprattutto ha voluto che mettessi quella dove c'è effettivamente lui in piedi sulla sinistra, a destra c'è suo fratello più piccolo Dino, ma manca Diego, perché il signore che vedete in mezzo in realtà è Ferdinand Alexander Porsche e questa immagine non è degli anni 50, degli anni 70, ma cercando le foto ha trovato questa, è talmente orgoglioso di aver collaborato con questa leggenda dell'automobilismo che ha voluto che vi lasciassi questa qui. Il 63 per noi però è la vera data, perché? Perché Luigino Rossi riesce a stipulare un contratto di licenza per la produzione di calzature con lo stilista Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent si era appena messo in proprio dopo essere stato direttore creativo per la casa per l'allora sartoria di Christian Dior e Luigino Rossi aveva avuto modo di fare il terzista un po' per caso per Christian Dior. Quindi, quando Yves Saint Laurent si mette in proprio, si presenta all'atelier con il sacchettino di scarpe che ha fatto per lui e gli dice: "Guarda, che se anche tu non lo sai, io ho già lavorato per te. Hai bisogno di qualcuno che ti faccia le scarpe?" C'era la sfilata dopo poco, il Saint Laurent gli dice proviamo, in realtà sarà una collaborazione che durerà 38 anni. Yves Saint Laurent diventerà lo stilista con la S maiuscola e in qualche modo Rossi Moda si gioverà della fama dello stilista. Nello stesso tempo anche Rossi Moda contribuirà al successo di questa casa di moda. Da questo momento in poi saranno molte le case di moda prestigiose che chiederanno a Rossi Moda di fargli le scarpe. Un'altra data che non possiamo dimenticare è il 2003, quando il gruppo finanziario del lusso LVMH acquista la manifattura ed il museo. Siamo molto contenti di questa scelta. Luigino Rossi, intorno al 2000, comincia a rendersi conto che le case di moda si stanno polarizzando intorno a questi grandi gruppi finanziari del lusso, che naturalmente di conseguenza acquisiscono un grande potere contrattuale e le piccole manifatture fanno molta fatica a farsi valere. In più, a più di 60 anni, ha visto che i figli hanno preso strade diverse, appena gli si presenta l'occasione, propone a questo gruppo l'acquisto e devo dire che si sono visti e piaciuti. Questa è una fotografia fatta proprio nel nostro giardino un po' di tempo prima, quando avevano cominciato a frequentarsi. È la fine settembre del 2001 e era venuto Bernard Arnault, come lo vedete sulla sinistra, a destra, signor Luigino, a vedere un po' insomma che cosa gli stavano proponendo. Si stavano, diciamo, in qualche modo annusando. Ma cos'è Rossi Moda oggi? Rossi Moda produce per alcuni le calzature per alcuni dei brand del gruppo LVMH. Le collaborazioni sono delle licenze della durata quinquennale che molto spesso vengono rinnovate e quindi c'è un certo dinamismo nella quantità di brand con cui si collabora in un certo momento. Al momento attuale sta collaborando con Emilio Pucci, Céline e Givenchy. Immagino che li conosciate, comunque Emilio Pucci possiamo considerarlo l'ambassador dell'Italian Glamour, è un marchio fondato dal marchese Emilio Pucci negli anni 50. Céline invece possiamo considerarlo lo chic parigino, è nato come in realtà come negozio di calzature per bambini di lusso, sviluppandosi poi anche per le calzature da donna e poi per l'abbigliamento. È uno stile un po' più sofisticato e minimalista. C'è poi Givenchy, un altro brand francese che invece potremmo considerare è un po' più geometrico, innovativo e a mio avviso anche un po' più aggressivo rispetto a Céline.
Ma perché tutte queste case di moda si rivolgono a noi per farsi fare le scarpe? Perché per la virtù non solo di Rossi Moda, ma di tutte le aziende di successo di questo distretto, che hanno la capacità di trasformare l'idea, il sogno dell'artista, perché lo stilista è a tutti gli effetti un artista, in qualcosa di concreto, di realizzabile. Le figure che vedete sull'immagine sfocate sono proprio lo stilista che rappresenta la casa di moda e il modellista che rappresenta la manifattura. Attraverso il dialogo continuo e costante tra queste due figure si arriva a trasformare quest'idea, questo sogno, in qualcosa di concreto, in un prodotto che deve considerare tre vincoli: la calzabilità, la riproducibilità industriale e l'appetibilità del mercato. Abbiamo messo proprio queste immagini. Se vedete sulla destra c'è uno schizzo di Karl Lagerfeld, che è stato a lungo direttore creativo di Fendi, in cui si vede questo schizzo, è un accenno di calzatura con un tacco strano. Ecco, è la sua idea di tacco sospeso. Pensate poi il nostro ufficio modelleria quanto abbia sudato per trasformare quest'idea in qualcosa di concreto. E mi raccontavano i colleghi che la cosa più difficile è stato innanzitutto trovare le proporzioni della leva che doveva sostituire il tacco e in secondo luogo il tipo di materiale da utilizzare che doveva essere sufficientemente robusto da reggere il peso del corpo e nello stesso tempo flessibile da seguire l'incedere delle persone che camminano. E solo l'acciaio temprato rispondeva a queste caratteristiche. Per raccontare tutto questo, Rossi Moda ha deciso che voleva un luogo dedicato e ha scelto Villa Foscarini Rossi. Vi ho messo l'immagine della facciata con questo timpano proprio perché a noi piace sottolineare il contrasto che c'è tra l'idea di moda che associamo sempre ad un concetto di effimero e invece la villa con col suo classicismo e l'idea insomma di eternità o quantomeno di durata con cui vogliamo che vengano ricordate in realtà le nostre calzature. E Villa Foscarini è una villa che si trova, è intanto un complesso seicentesco che si trova a pochi chilometri dalla manifattura, ci sono 6 chilometri di distanza, ma entrambe si trovano lungo la strada statale che collega Padova e Venezia, per cui veramente molto molto vicine. È stata voluta da un patrizio veneziano, Jacopo Foscarini, che ha voluto costruire nel luogo dove aveva un'azienda agricola una dimora di prestigio per passare la villeggiatura e invitare gli illustri ospiti. La struttura è passata per diverse mani fino al 1989, quando Luigino Rossi, l'imprenditore calzaturiero che già dagli anni 70 viveva nelle vecchie scuderie di questo complesso, decide di acquistare anche la villa padronale e la foresteria. Ci saranno diversi anni di lavori per ristrutturare il tutto, che era davvero malmesso, e nel 1993 vengono aperte al pubblico. Ecco come si presentano oggi, le diverse strutture. Allora, quella che vedete verso il basso sulla sinistra è la villa padronale lungo la statale dove siamo noi. E quella a metà altezza è la foresteria, in fondo vedete le vecchie scuderie con intorno il parco. La foresteria è stata trasformata in un centro congressi che ospita eventi di prestigio. Da noi vengono organizzati sia eventi aziendali, non solo i nostri, ma viene anche affittata per gli eventi, banchetti e concerti. Vi faccio vedere un'immagine degli interni, insomma, per farvi capire, insomma, si tratta di affreschi del 1652 con un effetto prospettico dal grande impatto e quindi, insomma, ci danno grande soddisfazione. Ed ecco invece che la villa padronale diventa il Museo Rossi Moda della calzatura. Il signor Luigino decide che vuole un posto dove raccontare la storia della propria famiglia e testimoniare il percorso imprenditoriale portato avanti dalla sua azienda. La stanza che vedete è quella che i veneziani chiamano Porte Godesora, sarebbe il salone al primo piano, al piano nobile, quindi la sala di rappresentanza, dove effettivamente noi abbiamo messo le nostre scarpe preferite perché ci pare insomma che sia il posto giusto dove mostrarle.
Alcuni numeri del museo. Il museo è aperto nel 1993, occupa 700 metri quadri al piano terra e al primo piano della villa. Abbiamo messo, potete vedere le aree colorate, sono quelle occupate dall'esposizione di calzature. E ci sono esposti 1350 modelli. Si tratta di calzature femminili di lusso prodotte in collaborazione con grandi case di moda. Quali sono queste case di moda? Eccole qui. Vi abbiamo messo in ordine alfabetico in modo tale da non fare torto a nessuno le diverse aziende con cui Rossi Moda ha avuto la fortuna di collaborare. Immagino che molti di voi li conoscano, ci sono nomi molto conosciuti, Calvin Klein, Christian Dior, Fendi, Kenzo, Manolo Blahnik, Ungaro e Yves Saint Laurent, come vi ho già detto. Oltre a questo, naturalmente si è fatta una scelta su come decidere di testimoniare questi anni di attività e il criterio cronologico purtroppo non funzionava. Ci siamo resi conto che il modo più leggibile per esporre le nostre calzature era proprio quello di dividerle per case di moda. Questo perché l'intento era duplice. Da un lato ci teniamo che anche il non addetto ai lavori sia in grado di cogliere il contributo dello stilista all'evoluzione del costume in un determinato periodo di tempo, che è il periodo della durata della licenza attraverso questo accessorio. D'altro canto, però, i nostri ospiti, cioè agli addetti ai lavori, vogliamo che sia chiaro quante brave sono le nostre maestranze ad accontentare stilisti diversi anche contemporaneamente, stilisti che hanno in mente una donna diversa e hanno in mente un modo di vestire e di calzare differente. Poi però ci siamo resi conto che era importante che evidenziassimo un secondo aspetto ed era la provenienza geografica delle case di moda. Infatti abbiamo deciso di esporre al piano terra le collaborazioni con le case di moda americane e tedesche, quelle che noi chiamiamo tra di noi gli anglosassoni, e al primo piano invece le collaborazioni con le case di moda francesi, spagnole ed italiane, i cosiddetti mediterranei. Questo perché ci siamo resi conto che anche l'artista più ribelle è influenzato dal territorio in cui nasce e in cui cresce. La calzatura è un accessorio che deve bilanciare esigenze estetiche con esigenze funzionali e non c'è niente da fare, la maggior propensione che cogliamo al piano terra per gli aspetti funzionali, pratici, viene meno al primo piano con i mediterranei, che con la loro propensione all'aspetto estetico, qualche volta li prendiamo un po' in giro perché fanno dei bellissimi soprammobili, ma in cui è molto difficile camminare. Vi ho proprio portato un esempio di una calzatura di Donna Karan sulla sinistra, che naturalmente si trova al piano terra con i pragmatici americani. E come non so se lo sapete, Donna Karan è conosciuta proprio per questo sforzo continuo nel bilanciare comfort e design. Lei è una donna newyorkese, ha in mente come archetipo di donna una donna indipendente, autonoma, contemporanea, abituata a lavorare, che non vuole rinunciare alla propria femminilità, ma che nello stesso tempo ha bisogno che il proprio abbigliamento non le sia di impedimento nello svolgere le sue attività quotidiane. Ecco quindi che questo tacco, sicuramente molto alto, è però agevolato, diciamo agevola la signora che lo indossa grazie al fatto che è una zeppa in plexiglass, quindi aumentando la superficie d'appoggio rende più stabile, rende più facile rimanere in equilibrio. C'è un secondo aspetto, la tomaia, la parte superiore di questo sandalo, che è fatta in tessuto elasticizzato. Questi qui sono proprio due caratteristiche nelle calzature di Donna Karan che si incontrano molto spesso. A differenza della calzatura di destra, che è un sandalo di Emilio Pucci,
E qui devo dire che non occorreva nemmeno mostrarvi, ho deciso di farvi vedere solamente la parte posteriore, dove aspetti che normalmente vengono trascurati, qui invece sono estremamente enfatizzati. Fate caso alla soletta, alla suola, con gli strass dove ci sono le iniziali di Emilio Pucci, piuttosto che il tacco, valorizzato da queste piume e questi strass. Poi naturalmente non chiedetemi se ci si cammina bene, perché questa è una classica scarpa che noi colleghe chiamiamo taxi to table, cioè te la infili per uscire a cena al ristorante, smonti dal taxi, ti siedi al tavolo e altro non hai coraggio di fare. Questo secondo aspetto ci serve anche per avvalorare la scelta del contenitore. Perché una villa veneta? Proprio perché i frutti di questa terra sono la civiltà delle ville venete e il distretto calzaturiero di calzature femminili di lusso. E noi siamo convinti che il primo abbia estremamente influenzato il secondo, perché queste architetture, che hanno, determinate proporzioni, un certo senso dell'armonia e rispecchiano un certo tipo di gusto, sicuramente influenzano la collettività nel fare i propri prodotti. Distretti della calzatura ce ne sono in tutto il mondo, il nostro però le scarpe le fa diverse. Altra data importante per noi è il 2015, infatti fino al 2015 noi siamo stati considerati un reparto interno del calzaturificio. Da questa data in poi invece il gruppo LVMH ci ha dato un compito un po' più sfidante. Siamo diventati una società che si chiama Villa Foscarini SRL autonoma, che dipende direttamente da LVMH Italia, perché desiderano che oltre a testimoniare l'attività di Rossi Moda, diventiamo il luogo dove si racconta tutto quello che il gruppo LVMH fa in Riviera del Brenta. Devo dire che questa impresa è un po' difficile da realizzare, perché la casa madre, come mamma, ci percepisce tutti i figli suoi. A differenza di questo punto di vista, invece, tutti i figli, i diversi brand, i fratelli, si percepiscono ancora come concorrenti. Quindi è molto difficile riuscire ad accontentarli. Non siamo ancora riusciti ad avere i corner, per esempio, di Christian Dior o del marchio Louis Vuitton da noi. Al contrario, invece, siamo riusciti già a intavolare delle relazioni soddisfacenti e continuative con gli uffici risorse umane di queste case di moda, con le quali organizziamo molto spesso visite sia per i loro ospiti e sia per i loro dipendenti che vengono a vedere il museo per conoscere meglio la storia di questo territorio e delle sue calzature. Nel 2020 un ulteriore così, atto di fiducia da parte della nostra casa madre è stato un grande investimento per rinnovare i sistemi, la climatizzazione, l'illuminazione, i tendaggi, e questo perché non ci dimentichiamo che il nostro primo dovere è nei confronti degli oggetti che siamo tenuti a conservare e dobbiamo conservarli nel miglior modo possibile. Ecco però che il progettino forse che ci sta più a cuore di tutti è quello dell'archivio di prodotto. Qui devo farvi notare, forse ci avrete già fatto caso, io vi ho parlato prima del museo invece che dell'archivio. Mi sono spesso resa conto, parlando con colleghi di altri archivi e musei d'impresa e soprattutto di moda, che da noi è stato fatto un po' il processo contrario. Normalmente ho visto che nelle aziende ci sono dei magazzini dove si conservano i vecchi prodotti. Questi spazi diventano sempre più frequentati dal personale che va a vedere cosa è stato fatto in passato per trarne ispirazione, per vedere, per approfittare insomma dell'esperienza passata. Ci si accorge poi portando i clienti con cui si ha confidenza che questi posti incuriosiscono ed entusiasmano anche loro, si decide di fare delle tech espositive, si fa un piccolo museo privato, poi molto spesso si decide addirittura di aprirlo al pubblico. Da noi è successo l'esatto contrario. Io prendo sempre in giro il signor Luigino dandogli del megalomane, perché lui da subito ha pensato che le sue scarpe erano troppo belle e che meritavano di stare dentro delle teche e che di sicuro sarebbero piaciute a tutti.
È un progetto a cui stiamo lavorando dal 2009 e che è maturato un po', c'è stata una maturazione interna avvenuta nel corso degli anni, perché in passato noi facevamo così. Quando io sono arrivata, il museo esisteva già da diversi anni e le teche che avete visto prima nelle immagini avevano dentro queste calzature messe in ordine sparso e che avevano solo una didascalia all'interno della teca. Se uno tirava fuori 10 scarpe e non si ricordava da dove le aveva preso, non era neanche più in grado di dargli un nome oltre che un indirizzo. Allora si è lavorato su un banalissimo foglio Excel e si è fatto il minimo indispensabile che andava fatto, cioè presa un'etichetta attaccata sotto la suola delle scarpe, dando un numero progressivo, si è aperto un foglio Excel, si è aggiunto a questo codice il nome della griff, l'anno, mentre la griff è sempre certa perché abbiamo l'etichetta, l'anno sono date che ci ha dato il signor Luigino, ogni tanto l'ha indovinato, ogni tanto no. Poi la tipologia, ma qui ci lasciavano fare di distinguere solo tra scarpa e stivale, quindi era dovuto solo alla scelta del cubo di plexiglass dove andava, alle misure del cubo di plexiglass in cui andava inserita la calzatura. E poi una piccola descrizione molto basica in cui si nominavano solamente i materiali e i colori base in italiano e in inglese e servivano per fare l'etichetta del display, la didascalia. Addirittura la posizione che voi vedete, stanza, colonna e posizione all'interno della colonna, è stata aggiunta in un secondo momento, quando abbiamo cominciato a non ricordarci più dove si trovavano le scarpe. Poi, oltre però al fatto che nel corso del tempo ci siamo resi conto che le voci che ci servivano erano molte di più e soprattutto ci serviva che alla riga del foglio Excel corrispondesse anche un'immagine, c'è stata una seconda esigenza. Noi continuavamo ad assortire la collezione e l'assortivamo continuando ad esporle nel museo. Ma potete ben immaginarvi, l'assortimento avviene, cerchiamo di farlo il più possibile in modo cadenzato, standardizzato, cioè 2 volte all'anno per ogni casa di moda, cerchiamo di recuperare i modelli più creativi, di solito quelli che sono andati in sfilata e i modelli iconici di quella collezione, cioè quelli su cui l'azienda ha puntato la campagna di comunicazione. Però poi dobbiamo tenere conto anche di un altro aspetto, che è quello dei bestseller, le calzature più vendute, perché è vero che delle volte si tratta di calzature molto più banali e molto meno interessanti sotto il punto di vista della creatività, ma tra 10 anni ci racconteranno come ci vestivamo. Vi faccio un esempio: nel 2018 per Givenchy il bestseller era il ciabattone da piscina di gomma. È chiaro che non ci fa tanta voglia esporlo in mezzo a tanta bellezza, però, come dicevo prima, tra 10 anni questo fenomeno di costume sarà interessante da analizzare. Quindi continuavamo ad assortire, a un certo punto spazio al museo non ce n'era più, è già un archivio a cielo aperto e abbiamo cominciato ad avere bisogno di conservare questi pezzi, ma non necessariamente di esporli. Ma in realtà la vera scintilla qual è stata? La decisione di Rossimoda di fare ordine in magazzino. Hanno deciso che bisognava fare spazio, si sono resi conto che c'erano tantissimi scatoloni con scritto sopra museo, perché il signor Luigino, tutte le volte che rientravano dagli agenti a fine campagna, vendite, le campionature, quando non venivano riappaiate, non voleva mai buttarle via, le metteva dentro questi scatoloni dicendo prima o poi torneranno buoni, e aveva ragione lui. Per cui bisognava trovare una soluzione per salvare questo giacimento storico molto molto interessante. Come li abbiamo convinti? Abbiamo convinto in azienda che il museo poteva servire non solo a comunicare l'attività di Rossimoda verso l'esterno, ma poteva diventare un valido ausilio per l'attività interna dell'azienda, creando un archivio digitale di supporto alle attività del nostro ufficio stile e dei direttori creativi delle case di moda per cui si lavorava. Che cosa abbiamo fatto allora? La prima cosa che abbiamo fatto è di guardarci internamente.
Siamo andati nei reparti dei creativi, dell'ufficio modelleria, della prototipazione, dell'ufficio stile e abbiamo chiesto ai nostri colleghi che cosa loro si aspettavano dal nostro archivio digitale, che cosa serviva loro. Devo dire che abbiamo ricevuto risposte molto diverse fra loro e ci siamo anche resi conto che in molti casi erano poco lungimiranti. Per esempio, il modellista principale ci ha detto: a me serve una bella foto, ma capite bene che con i grandi numeri che siamo arrivati ad archiviare, una bella foto non basta se uno ha bisogno di fare delle ricerche, servono dei filtri e ne servono tanti per riuscire a concentrarsi su quello che davvero stiamo cercando. Poi, dopo esserci guardati internamente, però ci siamo guardati un po' intorno, ci siamo detti: vediamo che cosa hanno fatto i nostri colleghi di altri archivi, altri musei d'impresa e anche i nostri concorrenti. E devo dire che abbiamo trovato una situazione di grande fermento. I primi da cui siamo andati sono stati i nostri vicini di casa, i Musei Civici di Venezia, e lì devo dire che so che si sono adeguati adesso, ma purtroppo abbiamo visto come non si doveva fare, più che come si doveva fare. Appena sono arrivato, ho cercato nei loro database di rintracciare le cioppine veneziane che hanno al Museo Correr e non sono stata capace né digitando la parola calzatura, né digitando la parola scarpa, né digitando la parola pantofola. Credo alla fine sia saltato fuori solo con Pianella, ma capite bene che se uno non conosce questo termine tecnico, le scarpe non le troverà mai. Poi invece ci sono stati di grandissimo aiuto all'archivio, alla Fondazione Emilio Pucci, dove Alessandra Rezzi Bozza, l'archivista di quel momento, aveva già fatto un lavoro egregio. Anche a Vigevano ci siamo confrontati, erano un po' al nostro stesso punto, quindi ci siamo un po' dati una mano ad andare avanti insieme. L'altro museo, fondazione che ci ha supportati tantissimo è stato Ferragamo e qui si vede proprio come il livello, quando si parla e si dialoga in ambito culturale non ci sono barriere perché ci hanno subito lasciato consultare il loro sistema di archiviazione, ci hanno mostrato la loro scheda. E poi però invece sono subentrate le politiche aziendali e lì ahimè siamo concorrenti e quindi non abbiamo avuto la possibilità di utilizzarla, ma ci siamo dovuti un po' arrangiare. Ma naturalmente dopo aver consultato le loro, insomma, avevamo un po' capito di che cosa non dovevamo che cosa non dovevamo trascurare. L'altra cosa, occasione fortuita, è stata che contemporaneamente, ne avete già sentito parlare le volte scorse, da quel che ho capito oggi dal professor Brunetti, ne sentirete parlare anche, nelle prossime settimane, c'era il progetto degli archivi della moda del Novecento, che stava procedendo a ritmo serrato. Per il Veneto se ne stava occupando l'Università degli Studi di Padova, per la precisione il Dipartimento di Storia con il professor Luigi Fontana, che stava proprio collaborando con il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta. Si tratta della scuola di modellisti che abbiamo qui in Riviera e che è veramente famosa in tutto il mondo. Per i suoi insegnamenti. Pensate che addirittura la Parsons School di New York, quando fa i corsi sugli accessori calzatura, manda i suoi ragazzi in Europa e li manda da noi a Stra a fare i seminari. E avevano proprio il compito per gli archivi della moda di occuparsi della scheda relativa alle calzature. Quindi noi insomma ci siamo aggregati ben volentieri e poi abbiamo avuto il supporto della Massa Associati come supporto tecnico. Che cosa abbiamo dovuto considerare nello stesso tempo? La scheda VEAC. Immagino che voi la conosciate meglio di me. Nello stesso periodo è uscita, grazie al Ministero per i beni e le attività culturali, questa scheda, di ausilio per la schedatura dei vestimenti antichi e contemporanei. Devo dirvi la verità, però, che rispetto alle esigenze della nostra azienda, per archiviare le calzature non era sufficiente. Noi non potevamo non tenere conto
come, cioè come prime esigenze quelle interne dell'attività corrente di Rossmoda, ma nello stesso tempo ci tenevamo anche a poter dialogare con le istituzioni culturali nostre colleghe. Allora l'escamotage che abbiamo trovato, il compromesso, è stato quello di creare una scheda in cui le voci comuni alla scheda VEAC si trovano nello stesso ordine e hanno anche gli stessi codici, per cui confrontandole si capisce immediatamente cosa c'è e cosa manca. Molte voci per noi erano assolutamente in più, di altre che non avevamo considerato prima ci siamo rese conto che invece nel lungo periodo ci saremmo potuti pentire di non averle messe e le abbiamo aggiunte, poi però abbiamo dovuto fare un lavoro molto diverso e molto più approfondito per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici della calzatura che nella scheda VEAC non erano contemplati. E l'ultima occasione importantissima è stata entrare nel progetto European Fashion. Io non so se voi lo conoscete, si è trattato di un progetto europeo che è durato dal 2012 al 2015, che aveva l'ambizione di creare una biblioteca virtuale della cultura europea, in questo caso della cultura della moda. E ci è stato chiesto di entrare e noi abbiamo partecipato con grande entusiasmo, inizialmente perché ci permetteva di ottenere i finanziamenti per poter fare poi concretamente mettere in piedi il nostro archivio digitale. In realtà i vantaggi che ne abbiamo avuti sono stati molto più ampi e interessanti, soprattutto dal punto di vista delle relazioni e della diciamo visibilità internazionale che questo progetto ci ha permesso. Intanto tenete presente che tra i partner, erano 23 mi pare, c'erano nomi del tipo Victoria and Albert Museum di Londra, Les Arts Decoratifs di Parigi, il MoMA di Anversa, il Museo del Traje di Madrid. E per l'Italia, anche qui eravamo in ottima compagnia perché c'erano l'archivio Missoni, l'archivio Emilio Pucci, che è quello che ci ha segnalato questa iniziativa, e la fondazione di Pitti Immagine. Ecco, è un progetto che ha avuto anche tanti punti deboli, come la maggior parte dei progetti pionieristici. Ma devo dire che anche adesso che abbiamo trasformato questo progetto in un'associazione che si chiama EFA, European Fashion Heritage Association, cerchiamo proprio pian pianino, mano a mano che abbiamo dei finanziamenti, di sistemare gli aspetti tecnici che questo portale inizialmente non è stato capace, insomma, di sviluppare come ci piacerebbe. Ecco, però vi assicuro un'iniziativa incredibile, grazie alla quale, insomma, abbiamo messo grazie a tutti questi partner, a tutte queste persone che abbiamo incrociato nel corso di questa avventura, abbiamo ottenuto quello che abbiamo. La difficoltà principale che abbiamo trovato, sapete qual è stata? Costruire il lemmario. Difficilissimo perché ogni distretto ha un linguaggio diverso per chiamare le stesse cose, le stesse parti della calzatura. Addirittura all'interno di ogni azienda si creano dei microlinguaggi e poi soprattutto la lotta continua e costante con gli stilisti che hanno come principale obiettivo quello di riuscire a stupirci, di trovare, di coglierci con l'effetto sorpresa, di inventarsi sempre qualcosa di nuovo che non ci aspettiamo. Quindi, appena l'archivista ha creato gli archetipi con cui classificare tutti gli oggetti, stai sicuro che arriva lo stilista che si inventa qualcosa di nuovo che non è più classificabile con la struttura precedente. Quindi anche il lemmario è in continua evoluzione ed espansione. Ecco,
tre pagine di come di quelle che sono le voci che siamo andati a inserire. Vi faccio notare le colonne. Allora, la prima colonna è quella dei codici che vi dicevo, che corrispondono ai codici della scheda VEAC. La seconda ci sono le voci. La terza è una specie di leggenda che aiuta alla compilazione. Ovviamente abbiamo molti menu a tendina, fate caso, insomma, non stiamo ad elencarli tutti, ma ovviamente la prima informazione è il codice museo, cioè questo famoso numero progressivo che mettiamo sotto la suola della scarpa. Quando ce l'abbiamo il codice della Rossi Moda, poi diciamo se questa scarpa si trova esposta al museo o è archiviata nei magazzini. Poi passiamo con l'oggetto a definire la tipologia di calzatura, poi quanti ne abbiamo di questa calzatura, se è appaiata, se è una destra o una sinistra, la taglia. Poi passiamo al soggetto. Qui ci tengo a dirvi che quello che leggete, identificazione del soggetto iconografico, in realtà è il tema, che noi inizialmente avevamo molto trascurato, perché tra l'altro lavorando con stagisti e ragazzi con contratti a progetto che avevano poca dimestichezza magari con il mondo della moda o della calzatura per la precisione, ci pareva che trovare i temi sono, non so, il tema Africa, il tema Marinier, il tema militare, oppure Settecento piuttosto che Versailles, l'ore sole. Però vedete, viene lo stilista e cerca le calzature stile Re Sole, potrebbe cercare Versailles, potrebbe cercare Settecento. È molto difficile identificarle in modo, diciamo, in qualche modo scientifico, e quindi all'inizio le avevamo trascurate. Sbagliatissimo, è il filtro con cui più spesso gli stilisti cercano di lavorare, quindi anche se è difficile bisogna cercare di dargli soddisfazione. Poi, dopo la definizione culturale che riguarda ovviamente il marchio, il direttore creativo, queste cose qui, passiamo a tutti gli aspetti tecnici che per noi sono i più importanti, dove andiamo ad identificare oltre i materiali e qui abbiamo diviso gli aspetti tecnici, quelli che riguardano la tomaia, la parte superiore della calzatura, la suola e il tacco e poi ovviamente la collocazione. Ecco come si presenta una scheda compilata, tanto per farvi, perché voi possiate avere un'idea. Ecco, e come potete vedere, non è minimamente accattivante la nostra scheda, terribile per il mondo della moda, dove vorrebbero tutto smart, tutto cool, ma noi abbiamo dovuto trovare un compromesso tra le risorse finanziarie che avevamo a disposizione, modestissime per fare questa cosa, e il riuscire comunque a portare avanti questa iniziativa. Ecco, insomma, ci tengo a precisarlo. Come funziona la procedura alla fine? Ci facciamo mandare questi pallet dalla Rossi Moda, lì apriamo gli scatoloni, la calzatura come sempre viene immediatamente nominata con un numero progressivo, questa etichetta sotto la suola della scarpa, la calzatura viene ricondizionata nei limiti del possibile, perché devo dire che non sono messe malissimo, ma sono abbastanza schiacciate una sopra l'altra. Una volta ricondizionata viene fotografata, facciamo un'unica fotografia con le fotografie che si utilizzano nel mondo della calzatura, cioè la scarpa presa di tre quarti, in modo tale che sia visibile sia il tacco che la punta e il lato, sempre il lato esterno si mostra. Naturalmente quando abbiamo delle calzature con delle caratteristiche particolari cerchiamo anche di fotografare il tacco, se è un tacco artistico, piuttosto se c'è un accessorio particolare che merita di essere ricordato. Fatta la fotografia, passiamo alla schedatura e una volta schedata sul sistema digitale, l'oggetto viene inserito invece in una scatola da scarpe, ne mettiamo due alla volta con tutte le sue veline e poi però, ahimè, rifinisce in un pallet numerato in Rossi Moda, perché purtroppo noi non abbiamo ancora un archivio fisico. Abbiamo tre spazi che dedichiamo a questa cosa, la mansarda del museo, quando ci innamoriamo di una scarpa e vogliamo tenercela vicina e vogliamo averla a portata di mano.
Avevamo un altro spazio vicino alla foresteria, che aveva molto ampio, che avevamo adibito a questa attività. Purtroppo non è climatizzato adeguatamente, ci siamo resi conto che non va bene, è molto dispendioso bonificarlo e quindi alla fine ricorriamo ancora al magazzino della Rossi Moda. Tornano in Rossi Moda, però questa volta la scarpa è conosciuta e rintracciabile in qualunque momento, perché conoscendo il pallet, conoscendo il suo numero, quando ne abbiamo bisogno ne possiamo fare richiesta. Certo, è molto macchinoso. Se mi servono 10 scarpe e tutte le 10 scarpe sono in 10 pallet diversi, faccio lavorare parecchio il magazziniere della Rossi Moda. Quindi devo avere delle motivazioni forti per farlo, non perché le voglio riguardare, ecco, perché gli voglio dare un'occhiatina. Siamo arrivati ad archiviarne quante? 17.800 quasi, ce ne mancano due per arrivare a 17.800. Volevo quasi archiviarle ieri per scrivere il numero tondo. Ecco un'immagine di come si presenta l'archivio della. Queste sono le scarpe che ho qui nella mansarda. Come vedete, insomma, due alla volta con un'etichetta attaccata sulla scatola, in modo tale che anche ad una prima occhiata, senza bisogno di andare a controllare i codici, numeri progressivi, possiamo recuperare l'oggetto che stiamo cercando, insomma, con una certa facilità. Ma cos'è che serve un museo, un archivio, oltre che alle cose che vi ho già raccontato? Innanzitutto, quello che vi avevo detto all'inizio, da salotto buono, perché anche qualunque trattativa aziendale portata ad un altro livello, a livello culturale, quando si svolge all'interno del museo, dà tutto un altro impatto, diventa molto più prestigioso. In questo caso, per esempio, vi ho mostrato, è un'immagine di Nicholas Kirkwood, uno stilista londinese con cui abbiamo collaborato fino a quest'autunno, che ci ha chiesto per un'intervista ad una rivista di settore di poterla fare in uno dei nostri saloncini affrescati, questa è la Saletta Egizia, e con una colonna di calzature sue per spiegare la scelta del Made in Italy, perché produrre in Italia. E giustamente ha detto: io vorrei farla da voi perché non c'è nemmeno bisogno che io parli e già capiscono perché ho scelto di produrre nel vostro distretto. Un'altra cosa per cui il museo e l'archivio tornano molto utili all'azienda è anche internamente, cioè i dipendenti sono davvero orgogliosi di fare parte di questa storia e di questa attività che ha una tradizione così antica. Oltre a questo, lavoriamo anche molto con l'ufficio risorse umane con attività di induction, sarebbero le attività che si svolgono il primo giorno in cui viene assunto un nuovo dipendente. E questi, indipendentemente dalla posizione che andrà ad occupare in azienda, il primo giorno di lavoro fa il giro della manifattura, quindi va a vedere la manovia, che è la nostra catena di montaggio, e poi gli facciamo questo welcome on board al museo. Il pretesto di vedere il museo e di raccontargli un po' le collaborazioni che ha avuto l'azienda è un modo per fargli conoscere il passato di questa azienda. La miglior partenza per avere una certa consapevolezza del presente ed essere capace di affrontare il futuro, che non vuol dire necessariamente un futuro di coerenza con quello che è già stato fatto, può essere anche un futuro di rottura, ma deve essere una rottura consapevole. L'altra cosa è che la storia di questo passato ci valorizza tantissimo l'attività corrente. Qui vi abbiamo messo le immagini di una piccola esposizione che abbiamo fatto al Fondaco dei Tedeschi, questo meraviglioso grande magazzino che è stato aperto a Venezia da Duty Free Shop, che appartiene sempre al nostro gruppo. E avevamo appunto fatto un piccolo excursus storico attraverso dei modelli di calzature con delle storie curiose che terminava con una stylist che è quella che vedete al centro con la rivista in mano di Marie Claire e che raccontava ai visitatori le nuove tendenze per la nuova stagione. Dovete sapere che
gli artigiani veneziani in passato si sono trovati ad affrontare dei committenti molto impegnativi. I nobili veneziani lavoravano a differenza di nobili di altre regioni d'Italia, quindi erano, oltre ad avere patrimoni, possedevano redditi, avevano molto denaro da spendere. In più, essendo commercianti, erano abituati a viaggiare, a vedere cose belle e le desideravano anche per loro. Naturalmente, o i nostri artigiani erano in grado di accontentare questi loro capricci, le loro esigenze, o loro si sarebbero rivolti da un'altra parte. Spingere l'artigianato verso livelli di eccellenza sempre più alti, verso prodotti sempre più sofisticati, in questa sorta di competizione globale ante litteram, probabilmente è una delle cause per cui il Veneto, come la Toscana, che ha avuto delle caratteristiche molto simili, sono diventati la manifattura, con tutti i suoi distretti, dei grandi gruppi del lusso. Quindi, quello che volevamo che si leggesse da questa esposizione era che quando si compra una calzatura femminile di lusso, si sta comprando veramente un souvenir di Venezia, indipendentemente dal brand che c'è scritto sull'etichetta. Il museo e l'archivio servono anche a raccontare la manifattura all'esterno in ambiti in cui la manifattura con cui no, la manifattura non sarebbe in grado di dialogare. Queste sono invece le immagini dell'ultima esposizione che abbiamo fatto. Era molto piccola, in uno stand del Mercante in Fiera a Parma, che ci ha dato però tantissima soddisfazione, perché il target di questa fiera è proprio un target che noi cerchiamo di raggiungere, cioè quello dei decoratori, intanto a livello internazionale. È una mostra molto rinomata. Si tratta di decoratori di interni, architetti, proprietari di negozi di alto antiquariato e quindi che hanno molto apprezzato, che sanno apprezzare le cose belle e che quindi ci hanno dato molta soddisfazione. Ma la cosa che ci preme di più fare con il museo è la consulenza ai brand, quella di cui vi ho parlato inizialmente, che è stata proprio la scintilla che ha fatto scattare in Rossimoda la voglia di recuperare il patrimonio storico. Avrete notato che nelle grandi case di moda in questo momento c'è un alto turnover di dipendenti. Questi giovani direttori creativi vengono catapultati all'interno di queste aziende dai nomi altisonanti, molto prestigiose ma molto ingombranti, e devono riuscire a creare qualcosa di nuovo, qualcosa di originale, ma che abbia dentro di sé i codici, il DNA della casa di moda. Grazie alla consultazione del nostro archivio, loro riescono a trovare questi codici, questo DNA e a rendere così riconoscibili i loro prodotti e coerenti con la storia delle loro case di moda. Ultima cosa che ci è capitata una sola volta, ma che mi piace sottolineare, è che un archivio può servire anche a far valere i propri diritti. E queste calzature sono tutte calzature prodotte da Yves Saint Laurent negli anni 70, che abbiamo imprestato alla casa di moda Yves Saint Laurent, nonostante ormai sia un nostro concorrente, per difendersi contro la causa legale, la querela di Louboutin, che lo aveva accusato di aver fatto delle calzature con la suola colorata quando si tratta di un brevetto che lui ha registrato. Devo dire che grazie alla testimonianza concreta degli oggetti, dei modelli che gli abbiamo prestato, sono riusciti a vincere il primo giro. Purtroppo hanno perso in appello. E hanno perso perché Louboutin è riuscito a dimostrare, ed è vero, che tutte le volte che queste calzature hanno la suola rossa è perché c'era qualche richiamo a questo colore sulla tomaia, sulla parte superiore delle calzature. Ed effettivamente nel nostro archivio abbiamo trovato solo queste. Però diciamo insomma che Yves Saint Laurent è riuscito a limitare i danni. L'ultima cosa che non dobbiamo dimenticare è che il gruppo di cui facciamo parte, il gruppo LVMH, esiste solo dal 1988. Si tratta di una scatola vuota che ha comprato dei brand del mondo della moda e del lusso, che è entrato nel mondo della calzatura solo dalla fine degli anni 90 e che noi rappresentiamo proprio quella storia e quella memoria che non ha, quella tradizione
quel passato a cui il gruppo ama fare riferimento tutte le volte che cerca di proporre i prodotti del proprio mondo di lusso esclusivo. Ecco, io la terminerei qui perché vi avevo solo la scorro, vi avevo messo un paio di esempi di calzature, questo modello di Christian Dior fatto da Marc Bohan, di cui abbiamo ricostruito la storia collaborando con l'archivio Dior, abbiamo trovato le copertine dell'Officiel. Con l'archivio Swarovski abbiamo scoperto di che materiale erano fatte con questo brevetto esclusivo fatto da Dior e Swarovski. Ecco i modelli che sono nel nostro museo e che sono serviti. Mi spiace che vedete, la rimpicciolisco perché non riuscite a vedere bene la scarpa, e che in realtà è servito a Raf Simons per la collezione dell'estate del 2014, che si è ispirato ai nostri modelli per fare le calzature di quella collezione. Un altro esempio, questo modello di Emilio Pucci del 2003, che riprende una stampa. Del marchese Emilio Pucci che si ispirava ai gonfaloni delle contrade del Palio di Siena e nello stesso tempo utilizzava i colori della sua amata isola di Capri. Ecco, io ho finito, eccoci qua. Grazie mille, Federica, per la tua relazione, il viaggio all'interno del mondo della scarpa, davvero interessantissimo. Poi se ci sarà spazio dopo, mi piacerebbe magari approfondire proprio il tema sul lemmario e sul tema cioè dei filtri che sono appunto usati per la ricerca. Questo del tema mi sembra una cosa molto particolare, molto interessante. Soprattutto anche in vista del lavoro che una persona che magari si approccia a questo mondo deve imparare a, insomma, in qualche modo ad utilizzare. Ci spostiamo ora, Volentieri. benissimo, ci spostiamo ora, quindi risaliamo dalla scarpa verso accessori di diverso tipo e vi presento i relatori. Di questa seconda parte del pomeriggio, la relazione è appunto il distretto orafo di Valenza. Ricordo che Valenza ospita il più importante distretto italiano di oreficeria, diciamo che da più di 150 anni raggruppa artigiani, professionisti dell'arte orafa, designer, e quindi è una, diciamo, delle realtà più note dal punto di vista internazionale di questo settore. Spero di aver detto cose giuste, poi in Ci caso correggiamo. avrete voi a redarguirmi, a correggermi. I due relatori che ci presenteranno quindi questa interessantissima realtà sono Riccardo Massola e Cristina Zuccaro. Riccardo è il direttore della Biblioteca Civica e del Centro Comunale di Valenza e in campo archivistico ha coordinato il parziale recupero del fondo di musica jazz Arno Carnevale. Dal 2015 però cura quello che è il lavoro di recupero, valorizzazione dell'arte orafa, appunto valenzana, che comprende anche il censimento degli archivi delle aziende orafe. La collega, invece Cristina, laureata in storia contemporanea, diplomata alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Torino e poi ha conseguito anche il Master in Informazione, Gestione e Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato presso l'Università degli Studi di Macerata. Quindi un archivista tutto tondo. Lavora come archivista presso il Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino e presso la Fondazione Giovanni Goria di Asti, dove appunto si occupa di archivi personali, di partiti politici e sindacali. Però dal 2018 collabora a questo progetto che è Archivi Orafi di Valenza e quindi ha partecipato anche lei al censimento degli archivi delle aziende del distretto orafo valenzano. Io vi cedo la parola e non vediamo l'ora di sentirvi nella vostra sicuramente interessantissima relazione. Grazie Eleonora. Io invece avrei continuato ad ascoltare Federica perché è stato molto interessante. Anzi, io approfitto di questo mio diritto di parola per
per farle subito una domanda stupidissima, ma non resisto. Ma conservate sempre lo stesso numero di scarpa, il 36, o varia? È una domanda molto giù, corretta. Allora, in linea di Stupida, ma massima corretta. conserviamo il 37, intanto perché è il numero campione e quindi è più facile che ci rimanga, non riescono magari a riappaiarlo, è quello che hanno gli agenti in giro. E poi è un bel numero, nel senso che sta bene dentro le teche e così abbiamo un po' di omogeneità. Qualche volta però, per esempio, ho una scarpa di Kenzo, quella forse ci avete fatto caso, dopo ve la rimostro, che sembra un divano, tutta colorata, e la metto proprio quando dico che dividiamo per case di moda. Di quella lì mi è rimasto solo una delle due indossata dalla modella, che aveva era molto alta, aveva un piedone e credo che sia un 39 e mezzo. Vi assicuro che vicino alle altre sembra un divano invece che una scarpa, è tutta trapuntata. Quindi effettivamente potendo è meglio tenere sempre lo stesso numero, ecco. Federica, mi offendo perché io ho 40 di piede, sono fuori dal. Non mi potete mettere le scarpe in mostra. E invece così magari meno scarpe, ma hai poca concorrenza. Ho visto alle vendite all'outlet chi ha il 40, se c'è un pezzo è suo. Benissimo. Grazie Federica. Torno al mio compito. Sì, probabilmente davvero tutti voi avete sentito parlare, avete legato il nome di Valenza al gioiello. In realtà la Valenza è davvero la capitale della gioielleria mondiale. Correggo Eleonora perché in realtà sono 200 gli anni di inizio attività. La prima bottega Orafa fu aperta nel 1817, proprio da un Francesco Caramora, che si trasferì da Voghera a Valenza, cioè in realtà le storie raccontano che scappò da Voghera per ragioni di amori e di tradimenti. In qualche modo il gioiello è da sempre legato a storie di amori anche clandestini. Quindi Francesco Caramora fu costretto a trasferirsi da Voghera, dove aveva già una bottega a Valenza, e aprì in Contrada Maestra una bottega con due apprendisti. L'unicità della bottega in Valenza a quell'epoca è in qualche modo anche documentata dalla toponomastica, perché alcune carte del 1850 iniziano a riportare nella zona fra Valenza e Peceto di Valenza un toponimo con la cascina dell'orefice. Cioè era talmente unico Francesco Caramore che quando, grazie al successo, compra una casa di campagna, quella viene denominata la cascina dell'orefice. 200 anni dopo, nel 2017, un importante brand di gioielleria, Bulgari, apre proprio nella cascina dell'orefice questa sua nuova manifattura, questo suo nuovo importante laboratorio, e acquista quei terreni proprio in virtù del fatto che era luogo della cascina dell'orefice. E come vi dicevo, Caramora ha due assistenti. Poi, come è successo nel distretto valenzano, le aziende si moltiplicano per gemmazione. L'assistente si mette in proprio, apre una sua azienda con altri assistenti che dopo 5-10 anni si metteranno in proprio, fino ad arrivare all'inizio del Novecento ad avere circa 43 aziende e 600 dipendenti o lavoratori orafi, per poi passare invece al 2017 e ad avere 800 aziende e quasi 5.000 dipendenti. Io in qualche modo oggi mi sento un po' ospite a casa dei cugini, perché io sono un bibliotecario a tutto tondo, e quindi però il lavoro, questo lavoro sugli archivi orafi, mi sono fatto aiutare
degli archivisti che nella seconda, in particolare da Cristina, che nella seconda parte vi racconterà. Io invece voglio, riallacciandomi anche ad alcune cose interessanti dette da Federica, raccontarvi in qualche modo le premesse, di questo lavoro. Vi dicevo delle premesse, ecco, ripartendo magari anche un'affermazione fatta da Federica, ecco. Ma parto da questa slide, ovvero vi mostro il cruscotto della Lancia Fulvia del 1963. Io probabilmente, molti di voi sono molto giovani e probabilmente dovrebbero, non so se hanno presente, ma la Lancia Fulvia ancora adesso è una macchina bellissima. A fianco vi ho riprodotto quello che era un cruscotto, il cruscotto del Maggiolone, che era già una bella macchina anche ai tempi, ecco, per in qualche modo farvi vedere, insomma, anche se siete distratti, potete notare le differenze. In un convegno di qualche anno fa sugli archivi di impresa a Torino, Walter Barberis, che è un docente universitario, presidente anche dell'Einaudi, affermò che questo cruscotto poteva essere inventato, creato solamente a Torino. In qualche modo si permetteva questa affermazione forte perché, non tanto perché alla Lancia i tecnici negli anni 60 erano particolarmente bravi, ma non solo, certo, anche quello, ma perché vivevano a Torino. Torino, questa città bellissima, capitale molto razionale, che ha, non so se la conoscete, ha questi corsi meravigliosi messi in perpendicolare, che quando hai imparato il trucco che se devi girare a destra devi andare nel controviale di sinistra, vabbè, imparato quello ti muovi facilmente. Ecco. Questa città, molto con un impianto urbanistico razionale, è piena di liberty e di palazzi déco e quindi in qualche modo chi vive lì, chi vive a contatto con questa bellezza, può più facilmente di altri immaginare, creare, realizzare questo cruscotto. È un po' quello che diceva prima Federica a proposito delle ville venete. Questa affermazione è supportata anche da una cosa che ho sentito in un'intervista di Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci, non è il caso di presentarlo, è quel signore stempiato a fianco, è Luca Guadagnino, magari anche questo è un regista italiano molto conosciuto, tra i suoi film di maggior successo è Chiamami col mio nome. Luca Guadagnino Luca Guadagnino ha acquistato recentemente una casa, una bella villa sulle colline di Valenza, quindi in qualche modo è diventato valenzano, noi ne siamo molto orgogliosi, io lo dico sempre appena posso, perché mi vanto del fatto che Luca Guadagnino in qualche modo ha deciso di vivere parte della sua vita anche a Valenza. In un bellissimo documentario che Luca ha fatto su Bernardo Bertolucci, ecco, si può sentire il regista Bertolucci fare questa affermazione, ovvero che noi siamo non tanto quello che ci capita di reale nella vita, ma siamo quello che leggiamo. Quello che siamo i libri che abbiamo letto, siamo i film che abbiamo visto, siamo la musica che abbiamo ascoltato, siamo l'arte, l'architettura che abbiamo visto. E quindi è un po' questa, un'affermazione che va a confermare la realtà che ci sono determinate zone, il Veneto, per quello che diceva Federica prima. Valenza, certo, Valenza non ha la bellezza di Torino, non posso, con tutto l'amore che ho per la città dove lavoro, non posso essere così cieco da vedere le differenze. Però a Valenza si è
creato un clima culturale, artistico, che in qualche modo ha alimentato la creatività è non sono note le regole della creatività, fortunatamente non è ancora stato scoperto come si può diventare creativi. L'unica cosa che in qualche modo però è dimostrato che il clima culturale e le occasioni di incontro, le occasioni anche casuali, anche quello che batte sui nostri occhi, sul nostro sguardo, anche se noi non prestiamo molta attenzione, in qualche modo ci forma e ci permette anche di realizzare, di creare nel nostro lavoro cose che magari altre persone non riescono a fare. Qualche anno fa, quando abbiamo allestito una mostra, andando a chiedere a diversi collezionisti d'arte valenzani, abbiamo scoperto davvero un pozzo di tesori. Ci sono davvero numerosi titolari di aziende orafe valenzane che sia all'interno della loro azienda e sia nelle case dove vivono, hanno dei tesori d'arte incredibili. E io credo che in qualche modo, se tu vivi, se tu lavori in dei luoghi dove hai dei Morandi, hai dei Fontana, hai dei Guttuso, hai delle opere d'arte importanti, beh, il tuo lavoro in qualche modo ne viene influenzato. Questo signore che invece vedete è meno conosciuto di Bertolucci, è un intellettuale europeo però molto conosciuto dal nome difficilmente pronunciabile, Predrag Matvejevic, famoso per il suo breviario del Mediterraneo e famoso anche perché è diciamo, colui che ha in qualche modo definito la geopoetica, la filosofia della geopoetica, ovvero, secondo Pedrag, le storie si sedimentano, le storie degli uomini, le storie degli oggetti si sedimentano sul territorio e in qualche modo i poeti sono coloro, le persone che hanno una sensibilità tale da tirare fuori dal territorio, dagli oggetti, la poesia, le narrazioni che queste hanno. Ecco, quando 4-5 anni fa abbiamo deciso di iniziare questo lavoro sugli archivi orafi aziendali, sì, ci siamo appoggiati, abbiamo naturalmente capito che doveva essere un lavoro fatto da degli archivisti, perché comunque una delle prime operazioni che abbiamo messo in campo è stato il censimento di aziende orafe con almeno 40 anni di attività. Ma un'altra cosa che abbiamo subito voluto dire ai nostri colleghi, ai cugini archivisti, era quello che in qualche modo a noi interessavano parimenti, sia i documenti, ma anche volevamo estrarre da questi documenti le storie delle persone, le storie del lavoro. Federica Rossi ha raccontato la storia di un'azienda. In realtà, quello che il nostro lavoro è decisamente diverso. Quello che noi cerchiamo di fare è cercare di documentare e raccontare il lavoro di centinaia di aziende che però hanno avuto e hanno molte cose in comune, molte cose in comune e nel tentativo di ricreare una storia aziendale unica. Fra i documenti, ecco, qui in questa slide potete trovare una cosa molto, secondo me, esemplificativa del lavoro, di quello che ci permette il lavoro archivistico fatto in queste aziende, cioè il recuperare anche questo che vedete, questo è
un biglietto d'albergo, probabilmente degli anni 50, è dell'albergo Luna di Lucca, che esiste ancora, è in una piazzetta di via Fillungo, è molto bello, si può leggere che si può trovare all'albergo Luna, si trovava acqua calda e fredda in tutte le camere, cioè non so se mi spiego, ecco. E comunque il titolare di questa azienda di Valenza degli anni 50, titolare che era anche il viaggiatore, quello che andava a cercare di vendere il proprio, alla sera quando tornava in albergo, ma senza essersi portato dietro nulla, ma utilizzando il blocchetto che ha trovato sul comodino, ha iniziato a schizzare quella che poi sarebbe diventata una tartaruga, dando delle prime indicazioni di massima, grande, smalto e marrone. Ecco, qui potete vedere meglio i passaggi, questo a sinistra sono gli schizzi, questa è la ballerina Josephine, è ispirato a Josephine Baker, una famosa ballerina degli anni 60. Qui invece, una volta ritornato in azienda, una volta in qualche modo passato questo schizzo a un disegnatore professionale lo ha decisamente migliorato, e questo è il gioiello finale. A differenza di quello che raccontava Federica prima, nessuna di queste aziende si può permettere di conservare copia dei gioielli che hanno realizzato. Però tutte le principali, magari poi questo però lo racconterà meglio Cristina, tutte possono in qualsiasi momento riprodurvelo identico, proprio in ragione del fatto che tutte le aziende hanno conservato tutti i calchi, tutti i gessi e tutti i disegni dei gioielli realizzati. Questo è un altro documento d'archivio che abbiamo tirato fuori dagli armadi di queste aziende, e qua c'è questa annotazione molto molto, molto dolce. È il titolare che dopo 50 anni di attività scrive su questo disegno: ultimo oggetto fatto da me al banco. Ecco, come vi dicevo, io sono di formazione, sono un bibliotecario, quindi in qualche modo ho una passione per le storie, per la narrazione. Ecco, questo è l'inizio di una storia, nel senso che quando io vedo queste cose la fantasia mi parte e mi posso, e davvero mi faccio dei film. Queste sono altri interessanti documenti d'archivio che sono emersi, questi della ditta Rota, una ditta importantissima. Questo è un disegno di collana del 1930, non so se riuscite a vedere, questi sono disegni, non sono schizzi, ma sono disegni molto belli, precisissimi. E adesso invece vi racconto quello che forse non vi ho detto prima, ovvero che il lavoro molteplice, il lavoro che abbiamo sviluppato in questi 5-6 anni, lavoro che abbiamo sviluppato insieme alla Regione Piemonte, al settore archivi della Regione Piemonte e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è un lavoro che si è sviluppato in diverse sezioni. Dal censimento delle aziende dagli archivi delle aziende orafe a tutto altre sezioni, che in qualche modo è tutto il nostro lavoro. Abbiamo cercato di racchiuderlo in questo portale che avete visto all'inizio della mia presentazione, che è questo portale qui, che è www.archiviorafivalenza. Scusate. Dove trovate tutta una serie di sezioni dove abbiamo raccolto anche gli altri lavori che abbiamo sviluppati, non solo, diciamo, direttamente archivistico. Una delle ultime cose che abbiamo inaugurato è questo museo dell'oreficeria diffuso, ovvero
quello che vi dicevo prima è un portale, quindi qualcosa di virtuale all'interno del quale abbiamo raccolto informazioni e documentazioni. Abbiamo poi però iniziato a creare qualcosa di fisico e abbiamo recuperato un piccolo portico di un complesso di San Domenico nel centro storico della città, dove abbiamo ricreato un laboratorio artigianale degli inizi del Novecento, con il banchetto orafo di quei tempi. Quello che vedete alle spalle, questa fotografia, è una fotografia di un laboratorio valenzano del 1925 e il documento originale era un 10-15, era una fotografia 10-15 che abbiamo, grazie alla tecnologia, riportato a grandezza 1 a 1. E adesso è di dimensioni 3 metri per 2. Questa è la fotografia che è riprodotta. Torno a dirvi quello che vi dicevo, che questi documenti sono davvero, io credo che siano dei lanci per liberare l'immaginazione. Sappiamo alcune cose di questo signore che è il titolare, questo signore in piedi, elegante, è il titolare. Questo seduto è il figlio, e ecco, qui ho trovato un particolare della foto. Ecco. Questo figlio, con questa capigliatura gramsciana, non continuerà l'attività dell'azienda, e quindi diventa facile immaginare una storia di questo figlio, in qualche modo quasi costretto a essere fotografato all'interno dell'azienda. Non sa neanche dove appoggiare le mani, ed è evidente che è un soggetto estraneo. Com'è, non so, a me colpisce tantissimo la tristezza di questa ragazzina che spunta, alle spalle del titolare. È un volto davvero tristissimo. In fondo potete vedere tutta una serie di donne, perché le pulitrici, ancora oggi nelle aziende sono praticamente. Sono le pulitrici, quelle cioè, che concludono l'operazione di creazione del gioiello, sono quasi tutte donne. E poi quello che mi incuriosisce c'è cioè questo signore col cappello, l'unico che ha il cappello, ma perché lui ha il cappello? Bah, ognuno di voi si faccia il film. All'interno del vado di corsa, così passo la parola a Cristina che vi dirà delle cose sicuramente più interessanti. Abbiamo anche fatto un lavoro veramente utile, credo utile, non solo agli archivisti, non solo ai bibliotecari, non solo alle aziende orfe, ovvero abbiamo digitalizzato 50 anni di questa rivista, l'Orafo Valenzano, il primo numero è del 58 e sono quasi 14.000 pagine e sono a disposizione di tutti e possono essere utilizzate. Sono naturalmente la storia dell'Associazione Orafa Valenzana, cioè la storia delle aziende orafe di Valenza. Ecco, siamo passati, questi sono un numero del 59, mentre vedete questo è uno degli ultimi numeri del 2002. Naturalmente ci si può fare la storia dell'evoluzione dell'immagine del gioiello, cioè può essere utilizzata davvero anche da studenti e da studiosi, non solo dell'arte orafa, ma della pubblicità, della fotografia. Ecco, a proposito di pubblicità, ve ne ho messe davvero quattro. Queste sono le pubblicità degli anni 50, cioè erano veramente così, delle inserzioni banalissime. Ecco, questa è una vecchia pubblicità di Damiani, si firmava ancora Damiano Grassi, gioielli d'autore. Ecco, poi però ogni tanto salta fuori. Questa è una pubblicità degli anni 70, credo, che io trovo ancora adesso, trovo una pubblicità molto, molto moderna. Non mi stupirei di vederla su Vanity Fair o su un giornale in edicola. Ecco, trovo bellissima questa. Già il gioiello è un gioiello di Saverio Cavalli, è o di un artista, un designer valenzano, è un gioiello particolare, però quest'ombra, questi graffi e questa eleganza fanno sì che, insomma, in qualche modo le cose belle restano nel tempo.
Altra cosa che abbiamo fatto nella, e che potete trovare sul nostro portale è in qualche modo digitalizzare i volumi e riprodurre foto e immagine delle diverse mostre, dei diversi volumi su Valenza e sulla gioielleria di Valenza che sono stati fatti in questi anni. Abbiamo naturalmente dato una particolare attenzione alle fotografie. Queste sono delle bellissime fotografie in bianco e nero di Carlo Lenti. E poi un'altra cosa, sempre legato all'archivio, in qualche modo abbiamo le storie di questi orefi, anziani orefi, che in qualche modo hanno prodotto gioielli per tutta la vita e hanno delle belle cose da raccontare. E noi allora abbiamo fatto delle belle interviste a queste figure, all'imprenditore, all'incassatore, al viaggiatore, all'orefice e a una pulitrice sindacalista. Ecco, anche questa Giovanna Sacchi racconta di come era in qualche modo difficile per una donna negli anni 50 lavorare e cercare, pure in una città che Valenza in quegli anni era una città, è sempre stata una città di sinistra, con imprenditori che votavano comunista, però erano comunque degli imprenditori e quindi i sindacalisti erano non ben visti, e quindi racconta delle sue difficoltà, e anche questi sono dei documenti. Concludo con questa ultima cosa, anzi no, concludo questa, poi ve la vedrete sul sito. Concludo anch'io facendovi in qualche modo vedere i nostri gioielli, visto che Federica vi ha mostrato delle scarpe bellissime. Io in qualche modo mi difendo e vi mostro queste opere. Questi sono alcuni dei gioielli che sono stati selezionati dal Museo del Gioiello di Vicenza e che quindi sono lì esposti. Sono pezzi naturalmente molto belli, particolarmente sono stati scelti da queste aziende perché raccontano meglio di altri l'artigianità e la qualità del prodotto che realizzano. Ecco. Naturalmente Leonora, scegli quello che vuoi e poi per ringraziarti dell'invito mi fai sapere, va bene? Ecco. Non provocarmi su questo argomento. Eccomi. Passiamo Cristina. La parola a Cristina, grazie. Eccomi. Buongiorno a tutti, intanto condivido lo schermo così vi posso mostrare le mie slide. Allora, buongiorno a tutti. Io farò un intervento concentrato sul censimento degli archivi orafi, sempre nell'ambito del progetto di valorizzazione del distretto orafo di Valenza. Inizio con qualche slide istituzionale sull'introduzione al progetto, per darvi conto anche dei soggetti coinvolti. Il censimento degli archivi delle aziende orafe valenzane è stato promosso nel 2016 per iniziativa del Comune di Valenza, con il sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Amici del Museo dell'Arte Orafa di Valenza, la Scuola per Orafi Foral Vincenzo Melchiorre di Valenza, il gruppo delle aziende orafe Confindustria Alessandria e la Camera di Commercio di Alessandria. Il censimento si inserisce nella più ampia cornice del progetto di valorizzazione dell'arte orafa valenzana di cui vi ha già parlato Riccardo, il progetto denominato Valenza, l'arte del gioiello, archivi, tradizione orafa e MOD, dove MOD sta per Museo dell'Oreficeria Diffuso, che vi ha mostrato prima Riccardo. La valorizzazione dell'arte orafa di Valenza, pensata attraverso il portale Archivi Orafi di Valenza, dalla documentazione censita durante le rilevazioni che abbiamo effettuato. Vado velocemente sul portale perché ve ne ha già parlato Riccardo. Il portale
rappresenta, oltre ai risultati del censimento, dei censimenti, molti altri contenuti, approfondimenti sull'oreficeria valenzana, periodici digitalizzati, interviste, video, immagini, moltissimi materiali. Io in questa slide vi mostro l'home page e una pagina relativa al risultato di un censimento di un'azienda orafa valenzana. Venendo più propriamente al censimento, il censimento che abbiamo realizzato si inserisce, possiamo dire, sulla scia degli archivi di Impresa in Piemonte, un grosso progetto che tra il 2009 e il 2010 ha portato alla rilevazione di oltre 300 archivi di aziende piemontesi, tutte rappresentative dei settori produttivi e merceologici del territorio piemontese. Proprio in questa scia si è inserito, a partire dal 2016, il censimento specifico delle aziende orafe valenzane. Posso già anticipare che le rilevazioni hanno portato alla scoperta di un patrimonio documentario in senso ampio, intendo documenti anche gli oggetti, un patrimonio pressoché inedito, parte integrante di una tradizione, leggo qua, antica ma ancora viva. Qualcuno, cito Lia Lenti, una storica dell'arte che si è particolarmente occupata del gioiello valenzano, ha proprio parlato di uno stile Valenza, inteso come altissima specializzazione produttiva, come artigianato di altissima qualità, come tradizione sposata anche all'innovazione, quindi uno stile che ha reso Valenza un distretto industriale famoso in tutto il mondo. Il censimento, io sono un archivista, quindi inizio con rimarcare l'importanza del censimento dal punto di vista archivistico. Riporto qui una definizione che mi pare particolarmente precisa e puntuale della professoressa Bonfiglio Dosio, che traggo da un recente saggio della professoressa pubblicata proprio su un volume sugli archivi di Impresa. Il censimento è la prima una ricognizione strategica preliminare a qualsiasi altra iniziativa, che si è rivelata particolarmente utile nel caso degli archivi orafi che abbiamo censito. Il censimento è un primo agile mezzo di informazione che offre una mappatura complessiva della documentazione e al tempo stesso permette di disporre di una serie di dati molto importanti sulla consistenza dei singoli archivi, sulla tipologia della documentazione conservata e anche sugli estremi cronologici, che sono le tre grandi, diciamo, informazioni che abbiamo acquisito durante le operazioni di rilevazione. Che cosa abbiamo censito? Di cosa ci siamo occupati? Delle aziende, aziende di rilevanza storica riconosciuta che si sono specializzate negli anni nell'ideazione, sottolineo nell'ideazione, quindi in tutta quella fase di progettazione, di modellazione e anche nella produzione di alta gioielleria in oro e in platino, con la presenza di pietre preziose, ma non solo nella realizzazione di monili, quindi di gioielli, ma anche di oggetti. Vedete in questa slide una spilla, ma vedete anche una borsa. Questa è una borsa prodotta da una delle aziende che abbiamo censito, la ditta Ficalbi Elitta, che si è specializzata a partire dagli anni 50 proprio nella produzione di scatole e di scatole di altissima qualità. Quindi borse, ma anche portarossetti, portacipre, tabacchiere, veramente di alto livello. Le aziende, nella prima fase del progetto abbiamo preso in esame le aziende attive da almeno 40 anni, c'è un errore nella slide, mentre invece nella fase più recente dello sviluppo abbiamo preso in esame le aziende cessate, tutte aziende storiche che hanno segnato la storia dell'oreficeria valenzana nel mondo. Il censimento degli archivi orafi ha riguardato fino ad oggi 42 aziende, 36 tuttora in attività, 6 cessate. In questa slide riporto la fotografia di un'azienda storica di Valenza, l'azienda Barberis, tratta dal loro archivio, una fotografia del loro archivio. Aggiungo però che il censimento è ancora in fieri, ovviamente le condizioni attuali, la condizione della pandemia ha fortemente rallentato tutte le operazioni legate al censimento, anche perché una parte
fondamentale delle nostre rilevazioni avviene in loco attraverso le interviste con i titolari delle aziende e attraverso i sopralluoghi nelle aziende stesse, quindi immaginiamo che questo numero possa ancora crescere. Abbiamo censito anche altri due soggetti conservatori che non sono aziende, l'Associazione Amici del Museo dell'Arte Orafa Valenza, un'associazione che è nata nel 1988 con l'obiettivo principale di promuovere, salvaguardare e valorizzare la cultura orafa valenzana, prima di tutto attraverso la raccolta di materiali e di documenti e anche promuovendo lo studio, l'organizzazione di convegni, di incontri proprio relativi all'approfondimento della storia dell'arte orafa di Valenza. Il secondo soggetto conservatore che abbiamo preso in esame è la Scuola Orafa Foral Vincenzo Melchiorre di Valenza, che appunto prepara i futuri orafi del distretto valenzano e conserva, oltre al materiale prodotto dalle attività didattiche, molti documenti e oggetti che sono stati conferiti alla scuola da fabbriche valenzane. Qualche dato numerico complessivo sulle rilevazioni che abbiamo effettuato. Abbiamo preso in esame, per quanto riguarda le aziende in attività, aziende fondate tra il 1912 e il 1976. Tra queste figura anche quella attualmente attiva a cui è stato attribuito il più antico marchio di fabbrica, il 39AL, l'azienda denominata Barberis Carlo, fondata nel 1929. Per quanto riguarda le aziende cessate, le ditte che abbiamo censito risultano fondate tra il 1918 e il 1971 e hanno cessato la loro attività fra il 1976 e il 2016. Per quanto riguarda invece gli archivi conservati nelle aziende, la documentazione che abbiamo rilevato copre un arco cronologico che va dagli anni 20 del secolo scorso fino ad oggi. Per quanto riguarda le aziende in attività, ricordiamo che sono aziende che conservano archivi correnti, quindi la loro produzione documentaria prosegue, mentre invece per quanto riguarda le aziende cessate arriviamo fino ai primi anni 2000. Restringendo ancora un po' il campo di indagine, possiamo dire che la maggior parte della documentazione che abbiamo censita risulta concentrata tra gli anni 70 e i primi anni 2000. Qualche parola sulla modalità di rilevazione che abbiamo adottato. Prima di tutto abbiamo dovuto individuare una modalità di rilevazione che fosse univoca, attraverso delle schede che consentissero di dar conto, oltre che degli archivi conservati dalle aziende, dagli approfondimenti sulla storia aziendale e sui prodotti. Le schede che abbiamo utilizzato sono le stesse elaborate dalla Regione Piemonte per progetti di censimenti su specifiche tipologie di fonti, in particolare per il censimento degli archivi di impresa in Piemonte. In questa slide vi mostro le schede su cui abbiamo lavorato, schede in formato Word che abbiamo compilato dopo i sopralluoghi e le interviste fatte con i titolari delle aziende. Nelle schede è stata data moltissima importanza alla ricostruzione della storia aziendale attraverso, appunto, oltre la bibliografia specifica, le interviste che sono state fatte ai titolari delle aziende, quindi particolare attenzione alla data di fondazione, al numero del marchio, il marchio identificativo dell'azienda, la storia del fondatore o dei fondatori, la sede, i cambi di sede, le modificazioni societarie, la tipologia di produzione, la partecipazione ad eventi internazionali, i premi, insomma tutto quello che ci sembrava fosse rilevante per raccontare la storia dell'azienda. La seconda parte della scheda che abbiamo compilato è quella relativa agli archivi. Anche qui vi porto una stampata, un esempio di scheda compilata in cui appunto abbiamo indicato la denominazione dell'archivio, gli estremi cronologici, la storia archivistica, quindi dando conto di eventuali dispersioni, cambiamenti di sede, scarti, tutto quello che abbiamo potuto recuperare dalle informazioni che ci sono state
state fornite. Il contenuto dell'archivio, nella parte contenuto invece è stata indicata una descrizione dell'archivio, laddove abbiamo potuto a livello di dettaglio, indicando delle serie tipologiche dove abbiamo potuto individuarle, se no una descrizione generale della documentazione, delle consistenze e degli estremi cronologici. Possiamo dire già, anticipare che nonostante una naturale dispersione che si è verificata nel corso degli anni, credo di poter dire che sia piuttosto tipica degli archivi aziendali, il censimento ha permesso di rilevare complessivamente una cospicua quantità di documentazione, all'interno della quale siamo riusciti in molti casi a individuare delle serie tipologiche che possiamo considerare delle costanti in quasi tutti gli archivi presi in esame. Nelle slide successive vi mostro le principali tipologie documentarie che si possono riscontrare negli archivi che abbiamo preso in esame. Prima di tutto, molto, molto conservati, ricorrenti in quasi tutti gli archivi, ma perché molto usati, sono i registri di fabbricazione e le schede tecniche dei modelli, che sono stati realizzati per molto tempo cartacei, su supporto cartaceo, attualmente vengono prodotti direttamente in formato digitale e sono appunto fondamentali perché sono strettamente legati all'attività produttiva e commerciale. Si possono presentare appunto sotto forma di registri o sotto forma di schede sciolte, presentano per ogni singolo modello un disegno o una fotografia del modello, il numero del modello, il tipo di materiale utilizzato, le particolarità tecniche e altre annotazioni utili per la produzione. Un'altra tipologia documentaria ricorrente e molto ben conservata è quella rappresentata dai disegni. Disegni anche qui che si possono presentare in fogli sciolti oppure conservati, condizionati all'interno di faldoni o raccoglitori. Disegni che possiamo diciamo identificare in due grosse tipologie, anche qui rubo la definizione alla Lia Lenti, o come abbozzi a lapis, spesso su carta quadrettata per fissare nella memoria sia gli oggetti, sia le modifiche e le varianti sull'oggetto, oppure quelli che possiamo definire disegni di illustrazione, quindi schizzi o tavoli a colori che servono per dare soprattutto l'idea estetica, l'effetto cromatico dell'oggetto che si vuole realizzare, senza particolari dati tecnici. Nella slide vi riporto un abbozzo e un disegno di illustrazione dell'azienda Ceva, che avete già visto precedentemente mostrato da Riccardo, in cui possiamo proprio vedere le due tipologie documentarie. Altri esempi di disegni e di bozzetti che abbiamo trovato negli archivi, questo che vi mostro a destra della ditta Buzzi Emanuelli è molto antico, risale agli anni 50, come vedete sono realizzati con grande cura, grande attenzione ai particolari, invece quello centrale e quello di sinistra sono più recenti e arrivano dagli archivi delle ditte Lunati e Raselli. Una seconda tipologia documentaria molto rilevante e presente in tutti gli archivi che abbiamo censito è quella rappresentata dagli stampi, i calchi, le cere, i modelli e i prototipi. Sono oggetti fondamentali per la produzione che sono sempre molto, molto ben conservati, proprio perché appunto sono attualmente usati in massima parte dalle aziende per la loro produzione. Ve li presento tutti insieme in questa slide perché molto spesso sono conservati insieme, lo vedremo nella slide successiva. Si tratta appunto di materiali che servono per la produzione, per la realizzazione dell'oggetto finito, quindi calchi in gesso, stampi in gomma, e modelli che di solito vengono realizzati in cera o in metalli vivi, soprattutto alpacca. A questi si aggiungono anche pezzi di campionario di oggetti attivi e non attivi.
come vengono conservati questi oggetti, possiamo vederlo in questa slide, molto spesso raccolti in cassettiere che sono numerate progressivamente, in cassettiere che conservano appunto gli oggetti numerati progressivamente, oppure come vediamo nell'immagine di destra, che proviene una fotografia che proviene dall'archivio dell'azienda Ofir, organizzati su scaffali, sempre accompagnati dall'oggetto prodotto. Una tipicità degli archivi orafi per quanto riguarda questo che possiamo definire, è stato definito l'archivio del prodotto, è proprio il fatto di conservare insieme lo stampo e il modello, e soprattutto di catalogarlo in un modo molto preciso e molto meticoloso, perché questi oggetti sono fondamentali per la produzione. Un'altra tipologia presente in tutti gli archivi, e anch'essa possiamo dire molto ben conservata, è quella che riguarda le fotografie. Fotografie che possiamo raggruppare a loro volta in diverse tipologie. Fotografie di partecipazione a eventi, il caso della fotografia dell'azienda Verdi, di uno stand probabilmente di partecipazione alla fiera di Vicenza, e fotografie storiche delle fabbriche, dei laboratori. Sono molto frequenti negli archivi orafi fotografie che documentano momenti del processo produttivo, e sia di fotografie delle aziende, delle fabbriche, soprattutto fotografie storiche. Molte sono anche le fotografie degli oggetti, fotografie che sono conservate meticolosamente in raccoglitori o in album, e che in questa slide vediamo fotografie che provengono dal fondo Barzizza, che riescono a dar conto, secondo me, in maniera anche molto immediata di una evoluzione produttiva che corrisponde anche a un'evoluzione del gusto, possiamo dire dagli anni 70 in poi. Queste fotografie risalgono, quelle che vediamo qui a destra risalgono agli anni 70, quella di sinistra risale agli anni 80, mentre le due superiori risalgono rispettivamente agli anni 90 e agli anni 2000. Mi pare abbastanza chiaro che vederle tutte insieme, queste fotografie, danno molto l'idea di un'evoluzione produttiva e del gusto del gioiello. Infine, fotografie che io ho definito della produzione, ovvero sono moltissime le fotografie conservate negli archivi orafi che documentano parti del processo produttivo. Molto spesso sono immagini destinate a un uso promozionale, soprattutto promozionale, proprio perché sono immagini molto belle che documentano tutto il processo produttivo della realizzazione del gioiello. Infine, molto importanti sono le raccolte di materiali, attrezzi e strumenti. Molte aziende che abbiamo censito ci hanno mostrato la loro collezione di macchinari storici. Questa è un'immagine di una di quelle che abbiamo anche pubblicato sul portale. Do qui conto di una piccola parte delle attrezzature, dei macchinari che si possono trovare negli archivi orafi, quindi torni, laminatoi, trapani, pinze, presse, tutti i materiali che sono stati conservati dalle aziende quando non sono stati già conferiti all'Associazione degli Amici del Museo, che, come vi ho detto, raccoglie da molti anni documenti, oggetti e macchinari. Altri materiali, ovviamente le tipologie di cui vi ho dato conto prima non esauriscono la varietà degli archivi orafi valenzani, rappresentano le serie tipologiche più frequenti e meglio conservate. Sicuramente vanno anche ricordati i materiali promozionali, quindi i cataloghi, le brochure, le rassegne stampa, tutto ciò che è stato conservato dalle aziende tenere traccia delle attività fatte per promuovere soprattutto il brand. Qualche parola sulle modalità conservative che abbiamo potuto rilevare. Prima di tutto, una peculiarità di questi archivi è una sedimentazione naturale
di carte e di oggetti, una commissione di documenti prodotti dall'azienda e di materiali che sono costituiti soprattutto da collezioni di oggetti che sono funzionali all'attività e che spesso sono conservati proprio all'interno dei laboratori, perché sono, penso ai cataloghi, ai registri di fabbricazione, sono funzionali e servono per la produzione. Proprio in virtù di questa specificità, le rilevazioni hanno tenuto traccia, hanno evidenziato con particolare cura la presenza dei materiali, oltre che dei documenti conservati negli archivi delle aziende. Come avete visto precedentemente, tra le tipologie rilevanti non ci sono solo documenti nel senso tradizionale del termine, quindi cartacei, ma anche molti oggetti. L'archivio risulta conservato in diversi locali dell'azienda, un archivio che potremmo definire diffuso, raramente in un locale adibito ad uso archivio, proprio perché l'archivio è funzionale alla produzione. Un'altra particolarità che abbiamo evidenziato, soprattutto in aziende storiche, quindi con una tradizione importante, anche pluriennale, ma ancora attive, all'interno dei locali si trovano distribuiti elementi riferiti al passato, oggetti o documenti, sia perché legati alle attività di produzione, come vi ho detto prima, sia perché vengono riconosciuti dall'azienda come ricordi di valenza storica o affettiva. Quindi è piuttosto frequente trovare disegni appesi alle pareti o fotografie storiche incorniciati e appesi ai muri degli uffici. Allo stesso modo, non è inusuale trovare nelle aziende Orefe Valenzane piccoli, più o meno piccoli, zone espositive con appunto esposizioni storiche di banchi, strumenti, cere, modelli, ma anche documenti. Chiudo con, io sono un archivista, quindi dopo insomma aver lavorato, aver diciamo censito numerosi archivi, chiudo con qualche prospettiva, con qualche diciamo suggestione che riguarda più le prospettive, i possibili sviluppi che possono nascere da questo censimento. Il censimento è una prima mappatura, un primo passo che può portare anche una descrizione più precisa e più puntuale della documentazione. Mi pare che siano rilevanti, sia molto rilevante la questione dell'archivio del prodotto, quindi la presenza di oggetti che sicuramente pongono gli archivisti davanti alla necessità di avere un diverso approccio all'archivio e ai documenti, quindi a partire da una nuova definizione di documento archivistico che va dai modelli, come abbiamo visto, al campionario, ai prodotti stessi, che quindi richiedono anche modalità descrittive diverse e adatte agli oggetti da descrivere. Un'ultima considerazione è quella che riguarda la conservazione e la dispersione. Abbiamo visto che gli archivi di aziende orafe che abbiamo censito hanno subito naturalmente negli anni delle dispersioni, degli scarti volontari, e la parte di documentazione che si è conservata è quella soprattutto più funzionale alle attività delle aziende o quella che può essere ritenuta più storica, più interessante anche ai fini di promozione del brand. Quindi c'è un notevole rischio, secondo me, di dispersione di documentazione rilevante conservata negli archivi. Io vi ringrazio e ho concluso. Grazie. Grazie mille Cristina, soprattutto per questa conclusione, queste suggestioni che ci hai lasciato, la necessità anche per il nostro settore di definire anche esatto una nuova accezione di documento archivistico proprio che racchiuda tutte quelle tipologie di materiali che ci hai illustrato. Ora, io sono le 6, quindi chiedo alle persone che sono così pazientemente rimaste fino ad ora la volontà, insomma, di esprimere un
una considerazione o se hanno domande possono, come sempre, sollevare la mano e porre la domanda ai nostri relatori. E intanto comunque vi ringrazio per le interessanti prospettive che ci avete illustrato, dalle scarpe fino ai gioielli, davvero molto, molto interessanti. Quindi aspettiamo, io ecco, vedo una mano alzata, Emma Galli, quindi può porre la sua domanda. Buongiorno, buonasera, ringrazio per gli interventi, tutti molto interessanti e molto, molto innovativi e che hanno aperto molte prospettive. La mia domanda è rivolta alla dottoressa Zuccaro. È una semplice specificazione riguardante il censimento che lei ha definito infieri, e in particolare sono rimasta colpita dall'importanza delle interviste ai soggetti produttori e ai soggetti conservatori. Volevo chiedere come vengono strutturate queste interviste. C'è una scheda particolare di domande oppure lasciamo parlare la persona e il soggetto che intervistiamo? Grazie. Allora, grazie per la domanda. Le interviste, diciamo che col tempo ci siamo dati una traccia, noi affinando il nostro lavoro col tempo. Diciamo che ci sono delle informazioni fondamentali che non possiamo non chiedere, quindi la data di fondazione, la specificità produttiva, i cambiamenti di societari, perché sono numerose le aziende che nascono, cambiano nome, cambiano tipologia, quindi ci sono delle informazioni istituzionali che abbiamo sempre chiesto. Indagato di più, ma proprio perché ci sembrava importante per il tipo di censimento che abbiamo fatto, sulle specificità produttive, nel senso se un'azienda si è specializzata come quella di cui vi ho parlato prima, la ditta Ficalbi, che si è specializzata nella produzione di scatole, come sono arrivati alla produzione, loro usavano un tipo di produzione a lastra diversa rispetto a quella delle aziende orafe che producono gioielli. Quindi ci siamo concentrati soprattutto su questi aspetti produttivi. Abbiamo fatto molte domande sulle collezioni specifiche, nel caso che, insomma, soprattutto nel caso in cui non avessimo trovato documentazione bibliografica, perché molte di queste aziende erano già state oggetto di pubblicazioni settoriali, a partire da quelle della Via Lenti, di cui ho già parlato. Però abbiamo cercato di completare quanto abbiamo trovato nelle pubblicazioni con altre informazioni. Ancora di più per quanto riguarda gli archivi, nel senso che è stata un'operazione, diciamo, maieutica, proprio per indurre per i titolari degli archivi, sia di aziende attive che di aziende cessate, a raccontarci quello che si era conservato, a mostrarcelo e a farci vedere quello che c'è in archivio. Sicuramente l'intervista è stata per il censimento fondamentale. E ho detto che si tratta di un censimento ancora in fieri perché alcune schede sono rimaste aperte, inevitabilmente con il problema della pandemia abbiamo dovuto interrompere perché non abbiamo potuto più fare i sopralluoghi, e quindi speriamo, insomma, di poterle chiudere al più presto. Bene, grazie. Allora, c'è in chat una domanda per Cristina, ma credo che possa valere anche per Federica, perché una studentessa chiede se tra le tipologie archivistiche, quindi, che sono presenti, ci sono anche audiovisivi. Pensando soprattutto a filmati d'epoca, quindi su lavori artigianali, sicuramente ha fatto il confronto con le foto, oppure anche più recenti a fine pubblicitario. Quindi la domanda credo che in realtà si possa girare anche ad entrambi gli esempi che abbiamo parlato oggi. Esiste questa tipologia di materiale?
ne avete trovato, come vi comportate? Allora, rispondo prima io, poi se vuole risponde Federica. Noi no, nel senso che non, in tutte le rilevazioni, io non le ho fatte tutte, però dalle schede che abbiamo consultato non abbiamo avuto rilevanza di archivi audio, di audiovisivi. Potrebbero esserci, nel senso che trattandosi di rilevazioni, insomma, no, molto spesso ci è stato dato conto dei materiali che per l'azienda erano più importanti. Io non ho fatto cenno, ad esempio, alle carte amministrative, non perché non ci siano le carte amministrative, ma perché in fase di censimento è stato messa maggiore attenzione su tipologie documentarie, ma proprio da parte degli intervistati, di tipologie documentarie peculiari e che rappresentassero in qualche senso la storia dell'azienda. Secondo me è altamente probabile che ci siano, ecco, questo sì, secondo me ci sono, però noi non le abbiamo rilevate. Non so se Riccardo ha qualcosa in più da dire, però lo vedo. Sì, infatti il Comune ha acquisito recentemente anche il fondo archivistico dell'Associazione Orafa Valenzana e in quel fondo invece ci sono decine e decine di VHS oppure anche filmati su supporti precedenti che riguardano, non so, tutte le inaugurazioni delle fiere orafe che si sono succedute negli anni, le visite di presidenti, di politici e tutti anche le incursioni dell'azienda prima in Rai e poi anche negli altri canali televisivi. Ecco, quell'archivio sul quale abbiamo appena adesso iniziato a lavorare, quell'archivio dispone a un centinaio di materiali audiovisivi. Vi aspetta un bel lavoro. Sì. Intervengo anch'io molto velocemente. Allora, intanto, ovviamente cercando di stringere, mi sono perso un sacco di pezzi per strada, non ho specificato, l'avrete capito, che noi abbiamo solo scarpe. Essendo una manifattura e non lavorando direttamente con cioè, la comunicazione e tutti gli altri aspetti, rimangono in mano alle case di moda. E quindi noi, per ricostruire la storia di questi oggetti che sono da noi soli soletti, abbiamo veramente pochissime carte, dobbiamo lavorare con gli archivi delle case di moda. Per quanto riguarda gli audiovisivi, abbiamo qualcosa, poche cose abbastanza recenti. Abbiamo soprattutto materiale, non tanto documentari all'interno della manifattura, quanto delle iniziative di comunicazione del passato fatte in collaborazione con il Consorzio Maestri Calzaturieri della Riviera del Brenta, che è l'associazione, è l'ACRIB, insomma, l'associazione con cui loro sono corporati, insomma, all'interno del distretto. E poi devo dire che ormai comincia ad essere materiale d'archivio le cose che abbiamo fatto noi da 20 anni a questa parte, e quindi il video per raccontare come si faceva una scarpa oggi quella volta 20 anni fa e come si faceva in passato artigianalmente, delle piccole cose che ormai cominciano a diventare materiale storico. Eh sì, benissimo. Mi sembra di non vedere altre domande né in chat né mani alzate. Vi ringraziano per le risposte che avete fornito, che sono state assolutamente esaustive, e giungono, insomma, da più voci anche i complimenti per questo appuntamento davvero molto interessante. Quindi io adesso vedo i colleghi che appaiono, Dimitri Brunetti e Antonia Martorano, e vi ricordo che il prossimo appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre alle ore 16 sul canale Teams, e sarà coordinato da Dimitri Brunetti, e saluto chi insomma fino ad ora è stato pazientemente connesso, e vi auguro buona serata.
Grazie davvero, arrivederci. Grazie, arrivederci.